Joe? Dove sei? Non riesco a vedere niente! Oh! Ah! A quanto pare la serata è iniziata. Secondo te quali dovrei mettere? Vado per quelli viola, allora. Oh, no! Ah, spegni subito la macchina del fumo, Joe! L'ho appena spenta, tranquillo! C'è un incendio e le scale sono bloccate! Oh, no! Chiamiamo la squadra antincendio e soccorso! C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Sam, va con Ellie su Jupiter, io vado con Elvis su Venus 2. L'incendio principale. Ricevuto, Penny. Non preoccuparti, Leone, sei al sicuro con me? Bene, vieni qui, Bronwyn, tocca a te. Penny. Oh, ricevuto, Ellie. James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. Io vado con Penny e Tom su Wallaby 2. Sam, tu seguici con l'ambulanza. Ricevuto, Ellen. Sam, ricordati della gazzosa in bandiera! James! Dove sei finito? Oh, accidenti. Speriamo di trovarlo quanto prima. Il sole sta iniziando a tramontare. Aiuto! Aiuto! Sono qui sotto! Si sta facendo buio, Tom. Dobbiamo trovare James, subito! Ricevuto, Sam. Attivo immediatamente la scansione termica. Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato. Tieniti pronta a scendere, Ellen. Ricevuto, Tom. Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sano e salvo. Sei ferito? No. Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny. Tiraci su. Ricevuto, Ellen. Rimani in posizione, Tom. Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Sbrigati, Sara! Abbiamo un altro cliente! Sarò veloce come un fulmine! Oh! Una pecora mi sta divorando! Sara! Oh. Attenta! Ti stai muovendo! Oh.
l'auto con Sara si sta muovendo. E sta andando dritta verso la spiaggia. Meglio chiamare la squadra di salvataggio. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood. E si sta muovendo verso la spiaggia. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia. Sara, se riesci a sentirmi... Prendi la radiotrasmittente. Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam. Forte e chiaro. I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo. E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare. Bene, ricevuto, zio Sam. Ok, Sara. Non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza, abbassa il finestrino ed esci dalla macchina. Ricordati, cintura, finestrino e fuori. Ho capito, zio Sam. Cintura, finestrino e fuori. Cintura, finestrino... fuori. Bravissima, Sara. Non preoccuparti, Sara. Ti tengo io. Fantastico, Elvis! Una fiamma celeste fuori controllo ha causato incendi nella casa dei Flood e nell'area circostante. Una fiamma celeste fuori controllo ha causato incendi nella casa dei Flood e nell'area circostante. Penny, tu vai alla casa dei Flood, noi gestiremo gli altri incendi. Ma abbiamo bisogno che Saturn individui le zone colpite. Ricevuto, Sam! Espulsione di Saturn, ora! Ci sono un paio di incendi nelle foreste nordorientali, Sam! Ricevuto, Elvis, stiamo andando... Laggiù! Joe e Mike sono intrappolati dentro! Ci pensiamo noi! Andiamo, ragazzi! State accovacciati e usciamo subito da qui! Cerchiamo di spegnere questi incendi. Voi due spegnete il fuoco principale prima che si diffonda. Io mi occupo dei più piccoli. Papà! Ehi! Oh, papà! Ero così preoccupata. Alla casa dei Flood è tutto sistemato, Sam. Qual è la vostra situazione? Qui abbiamo tutto sotto controllo, Penny. Fuoco? Fuoco! Eppure non ci avevo messo il peperoncino. No, Bella intendeva dire un vero fuoco. Guardate! Meglio chiamare la caserma dei pompieri. Al parco di Ponti Panti e tutte le pizze rischiano di finire bruciate. È scoppiato un incendio al parco di Ponti Panti e tutte le pizze rischiano di finire bruciate. Oh, non le pizze! Dobbiamo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza. Vi ringrazio. Ok, squadra. A quanto pare abbiamo un forno a legna e fiamme, una bomboletta del gas e per finire un microonde elettrico. Io vado a scollegare il microonde. Io raffredderò la bomboletta a gas. Passiamo.
dici cosa? Ricevuto, Ellie. L'incendio si espande. Ci penso io, Sam. Le nostre vizze! Tenaglia, vieni qui! Sara, fermati! Dobbiamo uscire adesso! Mamma, papà, meglio chiamare la caserma dei pompieri! C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Sara è rimasta dentro a cercare Tenaglia. C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Sara è rimasta dentro a cercare Tenaglia. Devo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza. Vi ringrazio. Io vado a cercare Sara e Tenaglia. Io penserò alle fiamme. Non vedo né Sara né Tenaglia qui. Vado a cercarli nel seminterrato. Ricevuto, Sam. Sara! Sara! Sono proprio qui, zio Sam! Ah, Sara, dobbiamo uscire! Ma non riesco a trovare Tenaglia! Non preoccuparti, Sara, lo troveremo. Ma prima devo assolutamente portarti via di qui. L'incendio è spento, Sam! Non ho trovato Tenaglia da nessuna parte! Che cosa c'è, Bella? Va, fammi vedere. Perché stanno usando il giocattolo di Tenaglia? Perché lo sta andando a cercare per te. È spaventato dal fumo dell'incendio. Guida la radar! Brava, così, seguilo! Ma che bella squadra! Che bravi cani! Oh, che succede? Oh, no! Trevor, sta attento! Dilys, credo sia meglio che tu chiami la caserma dei pompieri! Coraggio, cadetti! Li seguiremo nel nostro minibus. In questo modo potrete vedere la squadra in azione. Ah! Andiamo! Una vera emergenza! Il resto delle fiamme. Vado subito, Ellie. Trevor! 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 Riesci a sentirci?
Sam, va di sopra nella stanza di Norman. Vedo muoversi qualcosa. Ricevuto, Ellie. Quanto ossigeno mi resta? Sei coperto, Sam. Il tuo ossigeno è al 68%. Quindi fai pure con calma e senza fretta. L'ho trovato, Ellie. Trevor, resta giù e spostati verso di me. D'accordo, Sam. E adesso ti porto via da qui. Ah, oh cielo, io temo proprio che ci siamo persi. Oh, qui non c'è traccia di loro. Meglio chiamare la polizia. Siamo pari, ancora non sappiamo chi andrà in elicottero alla festa. Ah. I pionieri sono dispersi nella foresta. Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso. I pionieri sono dispersi nella foresta. Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso. Quella foresta è troppo fitta per attraversarla con Venus o Hydrus. Ed è troppo lontana a piedi. Allora, come raggiungiamo la zona di ricerca prima che faccia notte? Beh, in realtà un modo ci sarebbe. Questo non è proprio il viaggio in elicottero che mi ero immaginato. Non preoccupatevi, ragazzi. Cercherò di andare piano e con molta prudenza. Ricevuto, sergente. Vi avviseremo se ci saranno troppe turbolenze. Non abbiate paura. Non devo fare altro che salire sull'albero più alto per capire esattamente dove siamo. Mi dispiace, Norman, ma credo che Tieni. Mi servi... Ci siamo, allora? Tutto a posto, sergente Ravani. Ricevuto, Sam. Io sarò i vostri occhi dal cielo mentre voi controllate a terra. Fa molta attenzione, nonno! Non ti preoccupare, un vecchio pioniere non perde mai la sua presa. Oh, oh, oh. Oh cielo! Ci stiamo avvicinando! Questa è la voce di Sara! Urrà! Ehi, dov'è Garrett? Garrett, va tutto bene? Al momento sono un pochino in difficoltà, Sam. Oh. Ah, sta calmo, vengo subito a prenderti! Abbiamo trovato Garrett e i ragazzi, ma... Ci serviranno rinforzi via aerea! Ricevuto! Tirami su! Vuoi un passaggio a terra, Garrett? Certamente, Sam! Sì! Sì, sergente Ravani? Dietro di lei? Ma tu guarda! Joe e Anna si dirigono in mare aperto su una mongolfiera con motore a reazione. Sergente Ravani, riesci a vedere dove sono? No, Sam. Andavamo troppo veloci. Andrò verso il mare aperto e controllerò la zona. Pronto a fornire supporto dal Wallaby 2. Sergente Ravani, si diriga in direzione sud e Tom, tu cerca verso nord. Ricevuto, Capitano Steele. Tieniti forte, Anna! Abbandonate la mongolfiera!
Contatto visivo ottenuto. Trasmetto subito le coordinate. Scendo a prenderli. Aggrappatevi a questa corda! Ben, porta Titan sull'isola di Pontypandy in fretta o ci ritroveremo a gestire un incendio enorme. Sto andando, ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua. Lascia fare a me. Credo di avere il pompiere che fa il caso nostro. Sulla collina! Rocce che cadono! Serve aiuto! Oh no! Meglio chiamare la squadra di soccorso! Mandy, Norman e Sara sono intrappolati su una collina che sta franando vicino al centro alpino. Mandy, Norman e Sara sono intrappolati su una collina che sta franando vicino al centro alpino. Ci vediamo lì! State calmi e restate dove siete, ragazzi! Stiamo arrivando! Ok, Sara! Adesso assicurerò la mia corda alla roccia! E ora ti stringerò questa fascia intorno al corpo. Ok, Norman. La corda è assicurata. Adesso ti calerò di sotto. Sei pronto? Mandy, il burrone è troppo ampio! Devo trovare un altro modo per raggiungerti! Resisti, Sam! Veniamo ad aiutarti! Kilo! Oh! Forza, Kilo! Proviamo per di qua! Preparati, Mandy! Attraverserò il pendio! Siamo pronti, sergente Ravani! Kilo, da questa parte! Grazie mille, sergente! E grazie anche a te, Kilo! Oh, James Jones è stato trascinato via su una tavola da SUP! È stato visto dirigersi verso il mare! Andiamo, Penny! Forza, ragazzi! Venite con me! Potrete vedere la squadra in azione! Da quassù, godrete di una vista fantastica! Non sarà certo migliore del museo dei... Oh! Beh, immagino che non sarà poi così male. Ma
Oh no! La tavola si sta sgonfiando! Non affondare ancora! Ce l'ho fatta! Ma ora sono bloccato! Non mi piace essere bloccato! Sono qui! Ehi, voi! Da questa parte! Oh, oh. Scusami, uccellino! Ti ho chiesto scusa! Ho capito! Stai proteggendo il tuo nido! Non preoccuparti, me ne starò da questo lato! Oh, però devo far sapere in qualche modo alla squadra di soccorso dove sono! Aspetta un secondo! Ok, adesso dividiamoci! Dobbiamo estendere l'area di ricerca! Nessuna traccia di loro, Penny! Niente anche da quassù! È un'area così immensa! Ehi! Sono qui! Da questa parte! Da questa parte! Un momento! Vedo qualcosa! Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato! È James! Ma non posso atterrare per portarlo in salvo! È la stagione di nidificazione, non voglio disturbare gli uccelli! Sam, puoi andare tu! Neptune non può arrivare laggiù! Ricevuto, Penny! Juno è il mezzo ideale! Zio Sam! Avvicinati! James! Fa attenzione, zio Sam! Qui c'è un uccello molto arrabbiato. Non preoccuparti, James. Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio. Così lei potrà avere l'isola tutta per sé. Tieniti forte, James. Preso! Bronwyn! Signora Shen! Cos'era per tutti i grizzly? Fuoco! Fuoco? Te lo dicevo che c'era un drago! Non si tratta di un drago! Hanno fatto cadere le candele! D'accordo, restate tutti uniti. Meglio chiamare la caserma dei pompieri. La bestia della montagna di Ponti Bandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha piccato un incendio nel bosco. La bestia della montagna di Pontipandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha appiccato un incendio nel bosco. Beh, e chi se lo aspettava? Dobbiamo andare subito ad aiutarli. Andate da quella parte! C'è anche Bessie! Mettetevi tutti al riparo! Ellie, Penny, prendete le pompe a zaino! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! È in arrivo una bella secchiata d'acqua! Quello sì che è un bel secchio grosso! No, aspetta un momento! Ma
quello è proprio il cappello di tua zia Phyllis! Non è vero! Questo è un cappello da pirata! Oh, piano, Prince! Oh, oh, Anna! Mamma! Oh, Prince! Mi è caduto il panino! Ops! Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso. Il fantasma di Ponty Pandy Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Il fantasma di Ponty Pandy Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Ah, questa non l'avevo mai sentita. Oh, adesso ti allaccio al tuo nuovo sedile, Radar. Meglio non mettere la sirena, Elvis. Non vogliamo spaventare di più il cavallo. Sam, Lizzie, penso che avremo bisogno di rinforzi. Ricevuto, Elvis. Vi raggiungerò più in fretta possibile. Sto arrivando anch'io. Rallenta, Prince! Rallenta! Quel cavallo m'ha fermato! Oh no, Penny! Come faremo a salvarli senza spaventare ancora di più il cavallo? Non lo so davvero, Elvis. Che cosa c'è, Radar? Ho l'impressione che voglia uscire. Radar! Speriamo che non spaventi il cavallo. Non preoccuparti, Penny. Radar e Prince si conoscono fin da cuccioli. Sicuramente non lo spaventerà. Scusateci! Oh, sta imitando quello che facevano i cani delle caserme tanto tempo fa. Ovvero badare ai cavalli. Sta tenendo il suo stesso passo e lo sta rallentando. State bene voi due? Sì, ti ringrazio, Penny. Sì, Radar ci ha salvato la vita. La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro e c'è un uomo in mare. La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro e c'è un uomo in mare. Sto arrivando. Ellie, puoi venire ad aiutare Jody con lo scafo mentre salviamo Charlie e Mike? Ricevuto, Sam. Di alla mia sorellina che sto arrivando. Tenetevi forte, ragazzi. Oh, questo significa che è finita la ricerca della razza maculata? Eccoli laggiù! Mike! Non ti muovere, stiamo arrivando! Proviamo a prenderti! Non posso avvicinarmi, Sam! Ci sono degli scogli sotto l'acqua! Ti ha richiesto un elicottero! Sono pronto, Tom! Vado a prendere Charlie! Oh, è un piacere vederti, Sam! Il piacere è tutto mio, Mike! Tiraci su, Tom! La tengo ferma, Sam! Ah.
Grazie, Tom. Oh no, dobbiamo allontanarci. Se il Submaster si ricoprisse di olio appiccicoso, non riusciremmo più a pulirlo. Fermi! Il vostro motore sta andando a fuoco! L'olio si espande verso di noi! Oh no! Il motore ha perso potenza! Non possiamo muoverci! Meglio chiamare la squadra di soccorso! Oh, guardate come l'ha ridotta, la mia povera pantofola! Non è più la pantofola di prima, signore. C'è una piazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Pontypandy e il professor Pickles e il suo gruppo sono in pericolo. C'è una chiazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Pontypandy e il professor Pickles e il suo gruppo sono in pericolo. Questa era tosta da dire. Oh, a quanto pare avrete bisogno di Titan, Neptune e Juno oggi, Sam. Ci servirà il separatore d'olio. Vado a prenderlo. Possiamo andare da nessuna parte! Ma la chiazza d'olio si sta ancora espandendo! Si sta muovendo verso di noi! E oggi ho messo il mio papillon preferito! E anche le creature marine sono in pericolo! Oh cielo, oh cielo, oh cielo! Come prima cosa, agganciamo Neptune al sottomarino e portiamolo al sicuro! Ricevuto, Sam! Dobbiamo posizionare le barriere di contenimento. Ricevuto, Penny. Adesso entro in scena io. Accerchiamo per bene quella chiazza d'olio. Ora possiamo andare via, papà. Eccellente, squadra! E il separatore d'olio pulirà ogni traccia di schiuma e olio rimaste. Le creature marine non correranno rischi. Oh no! Ho trovato! Sei forte, Anna! Qualcuno è in serio pericolo in mare! Meglio chiamare la squadra di soccorso! Un momento! Voi siete la squadra di soccorso! È la barca di Charlie! A quanto pare è stata spinta da una risacca! Anna e Jody oggi sono in mare. Meglio contattare Ben. Jody e Anna sono state risucchiate da una forte risacca vicino agli scogli a Picco Pontypandy. Jody e Anna sono state risucchiate da una forte risacca vicino agli scogli a Picco Pontypandy. Sam, Ellie, ci stiamo muovendo. Vi vengo a prendere sotto la scogliera. Ricevuto, Penny. Benvenuti a bordo. Ellie, tu sali su Titan. Ricevuto, Sam. Questi scogli sono troppo ravvicinati. Non credo di riuscire ad avvicinarmi con Titan. Nessun problema. Questo è un lavoro per Neptune. Assicuratevi che Anna stia bene. Ricevuto, Penny. Anna! Afferra questa! Oh, Ellie! Non sai quanto è bello vederti! Anche per me è bello vederti, Anna.
Jody sta bene. Lo spero tanto. Jody, prova ad allontanarti da quegli scogli. Stiamo venendo a prenderti. Ci siamo quasi, Penny. Aggrappati a me. Grazie, ragazzi. Giusto in tempo, da quello che ho appena visto. Oh. Meglio chiamare la squadra di soccorso alpino. Penaglia il cane e Wally la pecora sono bloccati su una sporgenza rocciosa sulle montagne. Sì! A me sembra che sia un pareggio. Penaglia il cane e Wally la pecora sono bloccati su una sporgenza rocciosa sulle montagne. Ricevuto, Arnold! Ci mettiamo in marcia! Lizzy, noi andiamo avanti. Ci vediamo in cima. Ricevuto, Sam! Oh, credo di aver visto la sporgenza oscillare un po'. Questo rumore sembra... Oh, sì! La squadra di soccorso alpino è qui! Va tutto bene, Tenaglia! Va tutto bene, Wally! Sam, Ellie ed Elvis vi porteranno in salvo in men che non si dica! Oh, sembra troppo ripido per scendere in sicurezza, Sam! Hai ragione, Elvis! Ellie, dobbiamo calarci da loro con la corda! Prendo l'imbracatura! E io attivo subito l'argano di Phoenix! Piano, piano, voi due. Beh, pare proprio che vi siate ficcate in un bel pasticcio, non è così? Adesso vi metterò addosso una cosetta, d'accordo? D'accordo, Elvis! Siamo pronti! Ottimo lavoro, ragazzi! Gli darò un'occhiata per assicurarmi che stiano bene. Stazione di controllo a infermiera Flute! Il capitano Steele è stato dato per disperso! C'è bisogno di lei nel bosco! Ricevuto! Sto arrivando! Un momento! Ma sei tu, James? Sì! E puoi chiamarmi viceagente James! Trovata! Venite voi due! È meglio che non ci separiamo più d'ora in poi. Pronti a lanciare Saturn? Ricevuto, Sam. Ci divideremo e perlustreremo la zona. Niente telefono, niente cibo, niente comodità casalinghe. Sembra che dovrò passare una notte solitaria nella foresta. Che cos'è? Ecco dov'era, signore. L'ho trovato! Ottimo lavoro, Sam. Inviaci subito le coordinate. Ricevuto, Ellie. Per tutti i tubi aggrovigliati, un salvataggio! Serve un passaggio, capitano Steele? A quanto pare si è stirato un muscolo, capitano Steele. Si riprenderà tra qualche giorno. La prossima volta, signore, la prego di seguire il sentiero. Non sapevamo dove fosse. Non stava cercando di prendere una scorciatoia, vero, signore? Beh, era solo una piccola scorciatoia. Di certo non lo farò un'altra volta.
Ci fa piacere sentirlo. Bene, il professore rimanga esattamente dov'è. Cercheremo aiuto. Coraggio, pionieri! Sbrigatevi! I razzi di segnalazione sono qui dentro. Voi due restate lontane, a distanza di sicurezza. Pronte? Pronte! Copritevi gli occhi! È ora di allertare la squadra di soccorso in mare! Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Pontipandi. Qualcuno è in pericolo. Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Pontipandi. Qualcuno è in pericolo! Coraggio, Penny! Dobbiamo andare! Fortuna che Titan ha passato il test! Ho appena avvistato Trevor e i pionieri sulla spiaggia. Io e Penny ci dirigiamo lì. Ben, tu controlla la scogliera. Ricevuto, Sam! Ha trovato il professor Pickles. È bloccato a metà altezza su una scogliera poco più a nord della spiaggia. Stiamo arrivando, Ben! Resti fermo dove si trova, professor Pickles. Stanno arrivando i soccorsi! Ah, non credo che riuscirò a reggere ancora per molto! Scommetto che i nostri antenati di Pontipandi non restavano bloccati così. Professore! Stia calmo! Non le succederà niente! Sono arrivati i soccorsi. Andiamo! Ricevuto, Penny. Grazie al cielo, oggi non siamo più nei tempi antichi. All'epoca non potevano certo compiere salvataggi come questi. Ah, bene. E adesso la portiamo giù. Grazie al cielo. È stata un'esperienza spaventosa. Un professore salvato. Fatto! Ah, Sara, guarda! Meglio chiamare la caserma dei pompieri. Il centro veterinario sta andando a fuoco e gli animali sono intrappolati all'interno. Ragazzi, restate tutti indietro. Ma gli animali staranno bene? Non preoccuparti, la squadra dei pompieri è qui. Faranno uscire gli animali in sicurezza. L'incendio si espande. Dobbiamo far uscire gli animali in fretta. Ricevuto, Sam. Radar, Kilo, Ombra, ho bisogno del vostro aiuto. La staccionata è bloccata. Kilo, aprila. Ombra, raduna le pecore.
tranquillo, va. Radar, dobbiamo assicurarci che non ci siano altri animali rimasti intrappolati. Pronto? Va a vedere. Via libera! Tutti gli animali sono andati via! E anche l'incendio! Ah, oh. Oh, Trevor! Aiuto! Trevor! Cerca di nuotare fino alla riva! Non ci riesce! La corrente del fiume è troppo forte! Lo sta portando dritto dritto alla cascata! Dobbiamo chiamare la caserma dei pompieri! Trevor Evans? È finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata. Trevor Evans è finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata. Aiuto! 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 Oh, è lì! Oh, 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 oh. Oh, ah, oh. Afferra questo, Trevor! Reggiti forte! Va tutto bene, Trevor. Sei salvo adesso. Oh no! Il fuoco! Oh. Meglio chiamare la caserma dei pompieri. Non preoccuparti, abbiamo un secchio pieno d'acqua. Penso che chiamerò lo stesso la caserma dei pompieri. Gli uomini selvaggi di Pontypandy si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo e hanno innescato un incendio boschivo. Non mi piacciono le gare a tre piedi! Gli uomini selvaggi di Pontypandy si sono fatti raggirare dalla volpe, di nuovo, e hanno innescato un incendio boschivo. Scusate, cadetti, dobbiamo andare verso l'incendio. Aspettate, fermi! Questo vuol dire che è un pareggio! Dalla corsa a tre piedi, Norman. Troppa fretta, meno velocità. E soprattutto lavoro di squadra. Cadetti, rimanete a distanza di sicurezza insieme a me. Bene, squadra. Io prenderò Venus 2, andrò ai confini dell'incendio e lo arginerò con della schiuma appiccicosa. Arnold e Sam, occupatevi delle fiamme più grandi con le manichette di Jupiter. E tu, Elvis, occupati delle fiamme più piccole con una vanga flessibile. D'accordo. Hai ragione, una vera squadra. Aiuto! Credo sia meglio chiamare la squadra di soccorso. Ottimo lavoro, ragazze. Vincerete di sicuro con uno di quegli scatti. La signora Chen è sopra una tavola
vela impazzita, diretta verso il mare, e non riesce a fermarsi. La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita diretta verso il mare, non riesce a fermarsi! Signora Chen, ci siamo quasi! Oh! Fate presto! Tienila ferma, Ellie! Ricevuto, Sam! Non si preoccupi, signora Chen, è salva adesso. Mi dispiace tanto. Ero così presa a cercare di scattare la mia foto vincente che non ho pensato alle norme di sicurezza. Dovrebbe fare sempre attenzione quando è vicino l'acqua, signora Chen. Specie se sta usando un equipaggiamento che non ha mai usato. Eh? Aiuto, vi prego. Siamo rimasti bloccati su un'isola deserta sul mare. Norman Price. Norman Price? PS, portate anche delle gassose. Oh! Qualcuno ha visto Lily o i ragazzi? Oh no. Norman e gli altri saranno bloccati su una di quelle isole. Chiamo la squadra di soccorso. I ragazzi sono bloccati su una delle isole sulle piane di Marea. E la marea si sta alzando. I ragazzi sono bloccati su una delle isole sulle piane di Marea. E la marea si sta alzando. Grazie, Penny. Bene, Ellie, questo sembra un lavoro per l'Overcraft. È ricevuto, Sam. Riesci già a vederli, Sam? Non ancora, Ellie. Ah, eccoli laggiù, Ellie. E avviciniamoci lentamente ora. Ci hanno salvati! Ok, ragazzi, state calmi. Un momento, dov'è Norman? Eccomi, sono qua giù! Mi sono ferito il ginocchio! Non riesce a muoversi. D'accordo, Ellie. L'alta marea si sta avvicinando. Dobbiamo portare qui Ellen in fretta. Non preoccuparti, Norman. Ti porteremo subito via di qui. Ok, diamo un'occhiata a questo ginocchio, Norman. Lily! Che ne è stato di Norman? Lui sta bene? È solo una distorsione. Tornerai come nuovo tra qualche settimana. Grazie mille, infermiera Flood. Portaci su, Tom!